Buon venerdì a tutti voi, buona giornata nel nome del nostro meraviglioso Signore Gesù. Che bello condividere l'inizio della giornata tutti insieme, condividere la liturgia. Oggi il Vangelo ci propone una storia meravigliosa, che è quella famosa vicenda, dopo che Gesù è risorto dai morti, dice le scritture che per 40 giorni stette con i discepoli e a un certo punto parla con Pietro. E fa quel famoso discorso in cui camminando lungo la spiaggia, credo, gli dice: "Tu mi ami, Pietro?" E come avete visto, letto, Pietro risponde: Sì, però lui glielo chiede 3 volte Gesù. E non si capisce perché glielo chiede 3 volte. E Pietro alla fine dice: "Ma te l'ho già detto, sì." E gli dice sempre: "Pasci il mio gregge, i miei agnelli." Ebbene, c'è anche un mistero dietro questo. Alcuni dicono che Gesù gliel'ha chiesto 3 volte perché Pietro l'aveva rinnegato 3 volte, quasi a riparare il rinnegamento di Pietro. C'è chi dice che invece nel linguaggio semitico ebraico dire 3 volte una cosa era come confermare solennemente un mandato, in questo caso quello di pascere il gregge di Dio. Un po' come dire: in verità ti dico, queste ripetizioni. Ma poi c'è uno studio teologico bello, interessante, in cui si va a vedere le parole che ha usato Gesù. Perché nei primi 2 casi, quando Gesù dice a Pietro: "Mi ami", usa il termine greco agapao. Agapao, ricordate l'amore agape, è un termine che rimanda a un amore totale, l'amore divino, l'amore incondizionato. Nel terzo caso poi invece scende a fileo, un amore più fraterno, più umano, più naturale. Non si capisce perché fa questo. E Pietro risponde sempre con l'amore fileo. Allora c'è questa idea che è venuta fuori, questa interpretazione, questa esegesi che è molto interessante, perché all'inizio Gesù gli dice: "Tu mi ami", dicendo: "Tu mi ami più di tutti costoro, tu mi agapao più di tutti loro." Quindi un amore assoluto, non solo agape, ma più di tutti loro. E Pietro risponde: "Fileo, ti voglio bene", viene tradotto. Poi gli ripete: "Tu mi ami agape, ma non più di tutti coloro." Quindi è un amore quasi solo personale, un gradino quasi più basso. "Tu mi ami agape, ma non più di tutti costoro." E Pietro ancora risponde in maniera fileo: "Sì, ti voglio bene." La terza volta scende ancora un po' di più. Gesù gli dice: "Tu mi ami, fileo?" E addirittura stavolta Pietro scende ancora un po' di più, lui dicendo: "Ma sì, tu lo sai." Non dice neanche: "Sì, ti voglio bene." Dice: "Ma tu sai tutto, tu sai tutto." E alcuni l'hanno interpretato dicendo che l'amore di Dio ci viene incontro a volte con la sua totalità, ma noi non corrispondiamo mai a questo amore come Dio vorrebbe, e anche se lui a volte scende ancora di più per porsi al nostro livello, noi rispondiamo sempre più in basso, fino a quasi scomparire, quasi che noi non riusciamo mai, ascoltatemi bene, a corrispondere veramente all'amore agape di Dio. La nostra natura umana a volte tradisce sempre quello che è l'amore che Dio ci dà. Siamo sempre un gradino più basso e più a volte Dio si abbassa e più noi ci allontaniamo. A volte è così, è la nostra natura, a volte non riusciamo veramente a raggiungere l'amore di Dio. Però guardate, Gesù gli conferma sempre il mandato. Gesù, nonostante tu, io, tutti i suoi figlioli, mai potranno ridare in questa vita un amore che corrisponda all'amore agape, ecco, lui ci confermerà sempre nella nostra chiamata. Pasci, pasci, pasci i miei agnelli, pasci il mio gregge, anche se non mi corrisponderai mai con quell'amore perfetto che io voglio, con l'amore che hai, con l'amore che riesci a darmi. Io lo accetto, continua il tuo mandato, il mandato che io ti ho dato, di amare il prossimo, di prenderti cura dei miei figlioli, di prenderti cura della mia famiglia, degli amici, dei colleghi, dei compagni di scuola, lì dove sei. Non importa che il tuo amore non è perfetto ancora, ancora non corrisponde, ti sembra di essere quasi indegno dell'amore che io ti do, anche se ti senti all'ultimo posto, continua, continua ad amare con l'amore che io ho messo nel tuo cuore, con la chiamata che io ho messo nella tua vita. Lo farai. E allora la domanda che ci potremmo fare oggi è proprio questa:
anche se magari ti senti indegno dell'amore di Dio e di come tu corrispondi all'amore di Dio. Sei disposto a continuare a servirlo nella chiamata che Lui ha per la tua vita? Bene, questa domanda ci interroga tutti quanti, scrivete nei commenti, condividiamo e questo ci aiuterà a crescere nel nostro cammino di Gesù. Per il momento vi saluto, che Dio vi stra benedica. Ciao.